to me. Feeling high when I'm low, 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 low. Feeling high when I'm low. I'm even more when you're close to me, close to me. L'annunciato trasferimento dei frati Cappuccini di Adrano, costituito un comitato per tentare di evitare la chiusura del convento. In programma una petizione popolare, una fiaccolata, vicinanza intanto ai frati, esprime il consigliere comunale Agatino Scardina. Ieri la notizia della condanna definitiva all'ergastolo per l'adranita Davide Garofalo nell'ambito dell'inchiesta sull'ambulanza della morte. Oggi ai microfoni del TGR Sicilia parla il figlio di una vittima. Assemblea territoriale oggi pomeriggio a Bronte per difendere l'ospedale cittadino. Da lunedì e fino a mercoledì prossimo resterà chiuso lo svincolo da Paternò della strada statale 121 per gli automobilisti, necessari percorsi alternativi. Un corrimano per segnalare l'ultimo gradino e appoggiarsi per evitare eventuali cadute. Dopo aver realizzato il prototipo, lo ha applicato nella scala della sua abitazione. A realizzarlo è stato il dottor Antonino Gitto, per aumentare la sicurezza in casa, soprattutto per gli anziani. Estate ricca di eventi a Zafferana Etnea. Stamattina il sindaco ha svelato il cartello con le manifestazioni estive che porteranno artisti di livello nazionale e non solo. Operazioni grandi firme tra Catania e Napoli della Polizia di Stato. Sequestrati numerosi capi di abbigliamento ed accessori falsi di noti brand. 11 le persone indagate. Buonasera, nuova edizione con la nostra informazione. Ad Adrano ancora in primo piano l'annunciato trasferimento dei frati Cappuccini. Per tentare di evitare la chiusura del convento, a settembre è stato costituito un comitato. In programma varie iniziative, tra cui una petizione popolare e una fiaccolata per la prossima settimana. Sentiamo. Come era prevedibile, al via le prime iniziative per tentare di mantenere la storica presenza dei frati Cappuccini ad Adrano, impresa ardua dopo la decisione presa dal ministro provinciale dei frati minori Cappuccini di Sicilia, che dal 1° settembre ha disposto il trasferimento dei tre frati di Adrano. Una decisione sofferta, ha detto ieri al nostro TG fra Pietro Giarracca, dovuta alla crisi di vocazioni. E intanto oggi viene annunciata la nascita di un comitato che ha lo scopo di manifestare l'affetto ai frati Cappuccini, di sensibilizzare i cittadini e sperare in una soluzione per salvare la storia del convento di Adrano. Il tutto, dicono i promotori, in maniera serena e semplice, senza puntare il dito contro nessuno. In programma una petizione popolare e una fiaccolata per la prossima settimana. Maria Lofaro, referente parrocchiale qui a Santa Maria degli Angeli, storica insegnante, storica catechista. Allora, quali sono le funzioni di questo comitato? Allora, il comitato nasce per esprimere il nostro smarrimento e il nostro senso di sconforto all'assenza dei frati per la nostra comunità parrocchiale, ma soprattutto per la comunità adranita, perché i frati sono stati un punto di riferimento, un supporto spirituale, un supporto materiale, una casa sempre aperta a tutti i bisogni, sia della parrocchia che di tutta la cittadinanza adranita. Quindi è chiaro che noi come comunità ci sentiamo defraudati di quello che è la presenza dei frati. Per noi è punto di riferimento. Il comitato vuole sensibilizzare e manifestare l'amore, l'affetto che noi nutriamo verso i frati, e vuole far sì che
il provinciale, coloro che hanno preso questa decisione, la possano riconsiderare pensando a quale azione possa portare questa mancanza dei frati ad Adrano. Ecco, in programma ci sono già delle iniziative, una fiaccolata e ancora prima una raccolta di firme. Sì. Allora, la fiaccolata sarà una fiaccolata che ci vedrà uniti in preghiera per cercare di manifestare la nostra speranza e manifestare la nostra fede, sperando che il Signore ci aiuti a far sì che tutti noi, uniti ai frati, possiamo costruire sempre quello che è manifestare l'amore di Dio per gli uomini attraverso l'umiltà di Francesco. Quindi questo è lo scopo della fiaccolata, quindi l'unione nella preghiera. E poi la richiesta di firme servirà solo a mettere per iscritto quanto sia importante l'amore, l'affetto, la dedizione che noi abbiamo verso i frati e quanto la loro presenza sia indispensabile punto di riferimento per tutti noi. Il comitato nasce non per fare guerra a qualcuno o per promuovere azioni di ribellione, ma nasce per esprimere l'affetto e l'amore nei riguardi dei frati. Infatti la fiaccolata che sarà fatta settimana prossima e di cui daremo avviso mirerà a manifestare l'unione e la condivisione che noi abbiamo e lo smarrimento che proviamo in questo momento per la mancanza dei frati. Sì, ci sono ovviamente anche i giovani, le realtà francescane qui ai Cappuccini di Adrano, Gaetano Leanza della Gioventù Francescana. Ecco, qual è il vostro stato d'animo e cosa vi sentite di dire per tutelare, per manifestare il vostro affetto ai frati Cappuccini? Al momento, diciamo, come giovani ci sentiamo come se la terra stesse crollando ai nostri piedi, come se si stesse proprio sgretolando e smarriti siamo. Siamo smarriti perché in quanto membra di questa famiglia, di questo corpo che è il francescanesimo, ci ritroviamo come se fossimo senza padri, che da statuto, perché la Gifra ha uno statuto vero e proprio, riconosciuto a livello nazionale, prevede la figura del padre assistente, che per forza di cose da noi fino a poco tempo fa erano i frati. E chiaramente guidavano ciascuno di noi in quelle scelte vocazionali, non si intende il sacerdozio, la vita religiosa, ma semplicemente capire cosa vuole Dio dalla nostra vita, hanno guidato finora e anche brillantemente ciascuno di noi, ma chiaramente adesso manca questa figura. E insieme al Terzo Ordine ci sentiamo proprio smarriti e senza papà. Letteralmente, è come se fosse una famiglia snaturata tra poco, perché manca proprio quel punto cardine che è la guida dei frati. E restiamo sull'argomento. La mia profonda vicinanza ai frati Cappuccini di Adrano, sono disponibili a qualsiasi iniziativa per scongiurare la chiusura del convento dei Cappuccini di Adrano. Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Adrano Agatino Scardina in merito all'ormai prossima partenza dei frati Cappuccini del convento di Santa Maria degli Angeli di Adrano. Sentiamo. Vicinanza alla comunità dei Cappuccini di Adrano, inizia con questa frase il comunicato stampa del consigliere comunale di Adrano Agatino Scardina alla notizia che dal 1 settembre i frati Cappuccini lasceranno il convento di Santa Maria degli Angeli di Adrano. Desidero esprimere la mia profonda vicinanza alla comunità dei Cappuccini di Adrano, di cui mi onoro di fare parte, che si trova ad affrontare un momento di forte difficoltà e smarrimento determinato dalla chiusura del convento e dalla conseguente perdita della presenza dei frati, dice Scardina. I frati Cappuccini hanno rappresentato per decenni un punto di riferimento di crescita spirituale e sociale per tutti i cittadini del nostro territorio, offrendo un sostegno concreto e un servizio di assistenza ai più bisognosi. La loro partenza lascerebbe un vuoto significativo nella vita di tutti noi ed un impoverimento per l'intera comunità.
Desidero nel ringraziare tutti i frati che in questi anni hanno lasciato un segno indelebile nei nostri cuori, dichiarare la mia piena disponibilità e sostenere qualsiasi iniziativa che possa scongiurare la chiusura del convento e garantire la permanenza dei frati ad Adrano perché, conclude Scardina nella sua nota, bisogna preservare il patrimonio culturale, spirituale e religioso rappresentato dai frati cappuccini. Di ieri la notizia della condanna definitiva all'ergastolo per l'adranita Davide Garofalo nell'ambito dell'inchiesta sull'ambulanza della morte. Oggi ai microfoni di TGR Sicilia parla di Vittoria Michelangelo Gagliano, il figlio di Salvatore, uno delle tre vittime. Sentiamo. Ieri abbiamo dato notizia della condanna definitiva all'ergastolo stabilita dalla Cassazione per l'adranita Davide Garofalo nell'ambito dell'inchiesta sull'ambulanza della morte. Oggi ai microfoni del TGR Sicilia parla Michelangelo Gagliano, il figlio di Salvatore, una delle tre vittime del caso Ambulanza della Morte. Dopo la sentenza della Suprema Corte, Michelangelo parla di vittoria con la giornalista Rai Lucia Basso. Una vittoria comunque, a tutti gli effetti, perché c'era la possibilità, l'avvocato diceva c'era anche la possibilità che si poteva rivedere, ma fortunatamente è stata confermata. All'indomani della sentenza della Cassazione che ha confermato l'ergastolo per Davide Garofalo, è stata fatta giustizia per Michelangelo Gagliano, che ha perso suo padre Salvatore nell'ambulanza della morte a Biancavilla, una delle tre vittime accertate di Garofalo. Rabbia in quel momento, quando l'ho scoperto, sì, parecchio. Perché penso che anche se una persona stia per morire non sei nessuno per decidere il momento esatto. Penso che non sia giusto, solo per guadagnare qualche euro. Durante il trasporto dall'ospedale a casa iniettava in vena una siringa piena d'aria per provocare embolia gassosa e la morte immediata, solo per intascare 200-300 euro per la segnalazione all'agenzia di pompe funebri o la vestizione del defunto, con l'avallo di esponenti mafiosi di Biancavilla e Adrano. Come fai a pensare che le persone possono arrivare a tanto per guadagnare qualcosa, cioè sulla vita delle persone? Michelangelo Gagliano, però, difeso dall'avvocato Maurizio Di Bella, si era già costituito parte civile, così come altri familiari, il comune di Biancavilla, l'ASP di Catania, il Codacons ed altre associazioni. Associazioni che comunque sono costituite parte civile, Codacons, Associazione Italiana dei Diritti del Malato e del Cittadino, per la grave lesione dei diritti dei pazienti che sono stati uccisi sostanzialmente, nonostante un sistema sanitario che dovrebbe prendersi cura di loro. Condanna a 13 anni per Agatino Scalisi, accusato della morte di un'altra paziente terminale. Annunciato dal sindaco di Adrano Fabio Mancuso il 27 maggio scorso in occasione della sottoscrizione dell'atto di gemellaggio Adrano-Namur, da oggi il sindaco di Namur diventa cittadino onorario di Adrano. Cittadinanza si legge in una nota che rafforza ulteriormente legami culturali e sociali tra le comunità di Namur e Adrano. È già in programma la visita del Comitato Adranita a Namur nel mese di maggio del 2024 per la festa della Pentecoste. Ci spostiamo a Bronte, dove le istituzioni e comuni limitrofi, rappresentanti della sanità catanese e deputati regionali e nazionali hanno partecipato oggi pomeriggio ad un tavolo di confronto sull'ospedale di Bronte dopo la sospensione temporanea del punto nascite. Sentiamo cosa è emerso. Alla Pinacoteca Nunzio Sciavarello di Bronte, un tavolo di confronto per parlare dell'ospedale di Bronte, una problematica dopo l'altra che vedono protagonista appunto il presidio ospedaliero brontese, la comunità sia di Bronte ma anche dei comuni limitrofi intaccata dalle problematiche, dalle chiusure dei reparti, l'ultimo il punto nascite. Il sindaco Firrello ha deciso di coinvolgere le istituzioni con i sindaci dei comuni limitrofi, l'ASP, la deputazione regionale
regionale e nazionale, proprio per un confronto, per capire quali possono essere le misure risolutive per tornare a far brillare questa struttura ospedaliera che negli anni passati era un fiore all'occhiello, soprattutto un servizio importante per la collettività che si trova invece costretta a spostarsi per chilometri e chilometri alla ricerca di un ospedale che possa fungere da risoluzione dei propri problemi di salute. Ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato proprio con i protagonisti di questo incontro. Cosa è emerso da questo incontro? Cosa emerge lo faremo tenendo le somme alla fine. C'è sicuramente una presa di posizione chiara che dopo aver perduto, non sappiamo perché, la psichiatria. La psichiatria a Bronte c'era da 30 anni, con la scusa di fare il lavoro. Il lavoro l'hanno fatto, ma il punto non è stato più riaperto. Abbiamo perduto l'urologia, ma può essere mai che se uno ha bisogno di un urologo se ne deve andare o nella struttura privata oppure a Caltagirone. Non è che noi avevamo grande cosa, non li vogliamo grande cose, ma quello che avevamo era il minimo per fare funzionare un ospedale di periferia al servizio di una cittadinanza che comunque non è proprio a ridosso della città. Come ho detto poco fa, praticamente chi viene di Cesarò, chi viene di Santa Eudora, chi viene di Santa Domenica, chi viene di Floresta, per arrivare a Bronte deve fare altri 30 km. Quali interventi si possono fare per cercare di ovviare a questa situazione davvero incresciosa e complessa? Ma noi partiamo da un fatto eclatante, la chiusura del punto nascita o la presunta e paventata chiusura del punto nascita che noi affronteremo e risolveremo, però il tema di oggi, il confronto di oggi, il parterre così qualificato, la deputazione nazionale, il governo regionale, ma soprattutto le istituzioni, gli organismi provinciali che sono deputati al governo della nostra sanità, oggi dobbiamo affrontare il tema della pianificazione corretta sul versante sanitario. Noi abbiamo bisogno di strutture ospedaliere efficienti, ma abbiamo anche bisogno di un territorio che funzioni. Allora mal si concilia tutto questo se si spopolano gli ospedali cosiddetti di periferia, penso a Bronte, penso a Biancavilla, penso a Militello, penso a Giarre, penso a Caltagirone, quindi si spopolano gli ospedali di periferia per popolare gli ospedali cittadini. Siamo qui a mostrare solidarietà e non solo solidarietà alla città di Bronte e al tutto il comprensorio. E capite bene che è un problema un momento molto particolare per la sanità italiana e nello specifico siciliana, perché se è vero come è vero che ci vuole in Italia 11 anni per formare un medico di preparazione notevole, ma ci vogliono sempre 11 anni, capite bene che il numero chiuso sia all'università e poi l'altro step, quello della specialistica, rifermare i ragazzi per poi specializzarli, sicuramente è un problema tutto italiano e che tutti i nodi vengono a pettine e siamo in questa particolare fase. Il problema è importante e anche strategico e la nostra presenza qui ovviamente testimonia anche chiaramente il riconoscimento della difficoltà, ma soprattutto anche l'impegno che come governo regionale e come Parlamento siciliano stiamo cercando di porre in essere. Abbiamo già, l'ho fatto io personalmente anche stamattina, sensibilizzato i vertici dell'ASP perché l'ospedale di Bronte, sia il punto nascita sia il pronto soccorso, dipendono dall'ASP di Catania. Purtroppo c'è stato questo problema che alcuni medici si sono trasferiti altrove per aver vinto un concorso e quindi oggi si trova questa difficoltà. Però vedo che si sta lavorando, i dirigenti dell'ASP sono al lavoro per trovare al più presto una soluzione, si sta cercando di reperire personale altrove, si sta facendo anche una selezione internazionale. Speriamo che nel più breve tempo possibile si possa risolvere il problema del punto nascita, ma soprattutto anche quello del pronto soccorso, perché interessa chiaramente una platea molto più ampia di cittadini, che ricordiamo non è solo per la comunità di Bronte, che fosse solo per questa già importante, ma per tutti i comuni del comprensorio. La nostra presenza qui serve soltanto a dare un attimo di serenità ai cittadini per quello che è possibile fare da parte della direzione strategica. Sul tema del punto nascita e sapete tutti che è stato chiuso per mancanza di ginecologi, perché di fatto noi abbiamo fatto tutte le procedure possibili e immaginabili
e siamo riusciti ad avere soltanto due ginecologi, nel frattempo che ne sono fuoriusciti sette solo da Bronte. È complicato riuscire a trovare le persone che potranno coprire questi vuoti, ma soprattutto è complicato riuscire a ricreare quel clima di serenità e di qualità che c'era una volta negli ospedali, perché il profilo di crescita di ogni medico è legato alla presenza di medici di diverse fasce d'età che possono trasmettere serenità anche ai neoassunti, e creare un punto nascita significa mettere anche una persona che faccia da riferimento, che dia serenità non solo ai pazienti o ai bimbi che devono nascere, ma anche a tutti i colleghi e alle ostetriche che ci lavorano. Sono qui in questo territorio per stare accanto ai sindaci, al senatore Firrarello, per combattere insieme a loro questa battaglia per la riapertura del punto nascita. Punto nascita che deve riaprire in sicurezza, quindi significa con una guardia attiva di 24 ore del medico ginecologo, un anestesista presente e tutto ciò, perché se no non diamo un servizio reale ed efficiente ai cittadini. Il governo nazionale già ha fatto tanto, nel prossimo concorso per l'ingresso alla facoltà di medicina entreranno 4.000 giovani in più, da 14 si passa a 18. Voglio dire a chiare lettere che il numero di ingresso alla facoltà di medicina deve essere per forza programmato, perché i ragazzi studiano non solo dai testi, ma devono fare tutta quella che è la parte pratica, che va fatta nelle strutture ospedaliere, va fatta nei laboratori, nelle strutture organizzate. Quindi non possiamo aprire il numero, perché sennò il rischio poi successivo fra 6 anni è di trovare personale medico o paramedico che non perfettamente preparato. La chiusura temporanea del punto nascite dell'ospedale di Bronte, come dicevo poc'anzi, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È chiaro che diventa un allarme che ormai non può essere più che tenuto sotto traccia, ma deve essere denunciato, come stiamo facendo stasera, perché l'ospedale di Bronte è un ospedale che offre sanità ospedaliera ad un territorio vasto, dove rientra anche il mio comune, il comune di Bronte, e noi non possiamo fare fronte ad una carenza di offerta sanitaria soltanto con l'elisoccorso e con l'elisuperficie che io ho realizzato nel 2019, no, perché noi abbiamo bisogno di un ospedale che offra servizio ospedaliero al territorio. Parliamo di viabilità, perché da lunedì e fino a mercoledì prossimo resterà chiuso lo svincolo da Paternò della strada statale 121 per gli automobilisti, necessari percorsi alternativi. Vediamo. Per 3 giorni, da lunedì prossimo e fino a mercoledì 12 luglio, sulla strada statale 121 resterà chiusa al traffico la rampa dello svincolo di Paternò utilizzata dai veicoli provenienti da Catania. Il provvedimento è necessario per consentire alla società Telecom di spostare alcuni sottoservizi interferenti con i lavori di adeguamento dello svincolo che dovrebbero partire a breve. Ed ANAS, per disciplinare il flusso viario, ha disposto che i veicoli con altezza massima di 3,5 m potranno avvalersi del successivo svincolo ubicato al chilometro 17.400 della statale 121, mentre i veicoli eccedenti tale limite dovranno utilizzare lo svincolo al chilometro 44.200 della statale 284. Lo svincolo dovrà essere utilizzato anche dai veicoli provenienti dalla strada provinciale 229 prima e diretti a Paternò o Catania. I veicoli provenienti da Drano o dalla statale 284 e diretti verso la provinciale 229 prima dovranno procedere sulla statale 121 in direzione Catania ed effettuare inversione di marcia allo svincolo Valcorrente oppure entrare allo svincolo di Giaconia. E a partire da lunedì 10... e per la presumibile durata di 3 giorni il sottopasso della 121, la strada statale 121, sarà chiuso nei 2 sensi di marcia. Quindi coloro che devono uscire da Paternò si possono tranquillamente immettere sulla statale 121 dalla Bretella, coloro che arrivano da Catania verso Paternò possono prendere anche il primo svincolo, ma devono fare un giro perché, ripeto, non possono accedere qui al sottopassaggio, oppure prendere il secondo svincolo. Invece i mezzi pesanti obbligatoriamente devono andare al terzo svincolo, perché il secondo ha un'altezza massima, cioè il sottopasso ha un'altezza massima di 3 metri, quindi ovviamente i mezzi pesanti per andare a Paternò devono accedere all'ulteriore entrata sulla 284.
Ecco, pensate che questo potrà arrecare dei disagi per l'utenza? Allora, per quanto riguarda i cittadini di Paternò è relativo il disagio, perché ovviamente devono sapere che non possono accedere al sottopasso e comunque i lavori nelle tre eventuali giornate inizieranno alle 7 e finiranno alle 18, quindi dalle 18 alle 7 del mattino è possibile percorrere il tratto che invece in quel lasso di tempo viene interdetto al transito per dei lavori che una ditta effettua per conto della Telecom. Ecco, questi saranno, è il preludio dei lavori che dovrebbero partire a breve per rifare proprio qui tutto l'ingresso di Paternò. Certo, sono propedeutici ai lavori di definitiva sistemazione dello svincolo e quindi è necessario effettuarli, oltre che in condizione di sicurezza, e quindi si giustifica l'ordinanza, anche il più celermente possibile, appunto per consentire di effettuare e di mantenere i tempi stabiliti per quanto riguarda l'adeguamento dello svincolo. Restiamo sulle statali, però parliamo della 284. Si dovrebbero installare gli autovelox, siamo un po' in ritardo, quando verranno installati? Allora, c'è stato un piccolo problema burocratico, nel senso che per l'installazione del nuovo autovelox è necessario ingrandire la piattaforma, per cui è stato presentato un piccolo progettino all'ANAS che ora deve essere autorizzato. L'ANAS, bisogna dirlo, aveva prorogato la precedente concessione, ma purtroppo per l'installazione di questo nuovo autovelox è necessario ingrandire la piattaforma e quindi presentare un nuovo progetto, ma i tempi non saranno particolarmente lunghi. Informiamo i nostri telespettatori che domani sabato 8 luglio alle 16 su TVA andrà in onda il decimo saggio dell'Accademia di Danza di Adrano A Chi Se Baila, che si è svolto in Piazza Umberto ad Adrano alla presenza di un folto pubblico. L'evento, trasmesso in diretta regionale dalla nostra emittente sul canale 79 del digitale terrestre, ha riscosso tanto successo. Ospite d'eccezione della serata è stato Nunzio Stancampiano, il ballerino adranita diventato popolare ad Amici di Canale 5. Un corrimano per segnalare l'ultimo gradino della scala per appoggiarsi e dunque per evitare eventuali cadute. Dopo aver realizzato il prototipo, l'ho applicato nella scala della sua abitazione. A realizzarlo è stato il dottor Antonino Gitto di Adrano, per aumentare la sicurezza in casa, soprattutto per gli anziani. Vediamo di cosa si tratta. Siamo nell'abitazione del dottore Antonino Gitto, un medico di Adrano che si diletta a realizzare modelli utili per la collettività, come questo modello salvavita, l'ha definito un corrimano. Questo è il prototipo, lui l'ha realizzato anche nella scala della sua abitazione, che tra poco vedremo. Dottore Gitto, allora parliamo di questo... di questo modello. Allora, io ringrazio al solito TVA per la solita gentilezza e mi sento onorato, e volevo mostrare ai cittadini il modello di utilità qui presente, che ho definito corrimano salvavite, che già avevo presentato un mese addietro. C'è stato un notevole entusiasmo da parte dei cittadini, e allora, anziché solo il prototipo, ho chiesto ad un falegname mio amico di realizzarlo nella pratica, nella vita quotidiana, ed è stato montato nella scala dove abito. E allora avevo il piacere di mostrare ai cittadini come funziona nella realtà questo dispositivo, che mira a salvare la vita a molte persone. Allora andiamolo a vedere. Sì. Questo corrimano si compone di due elementi, la parte verticale e quella orizzontale, il salvavita. Cosa è il motivo che mi ha, qual è appunto il motivo che mi ha ispirato? Che a volte delle persone che hanno una riduzione della capacità visiva, oppure si distraggono, oppure che la scala in un ambiente buio, non vedono l'ultimo gradino che è qua, e di conseguenza inciampano, con drammatiche conseguenze che li portano in ospedale. E allora io volevo mostrare in pratica
come funziona questo corrimano, cioè quando uno scende, nel momento in cui tocca la parte verticale che è inserita nell'ultimo gradino, così sa che è arrivato alla fine della scala e quindi che dopo c'è il pianerottolo. Ecco, se dovesse inciampare, avere un giramento di testa oppure varie situazioni che portano a un quadro allarmante, come magari cose semplici, la rottura del tacco di una scarpa, la persona si appoggia a questo corrimano e non succede nulla di grave. Ecco, volevo portare un esempio molto eloquente di quello che può succedere, in cui la persona è al penultimo gradino, non vedendo l'ultimo, pensa che dopo c'è il pianerottolo e invece le cose non sono così. E possiamo fare un esempio un poco, se mi consente, azzardato, cioè scende e fa questo movimento. Ecco, questo praticamente cosa significa? Che in questo caso io posso dire ho inciampato nell'ultimo gradino, ma non è successo nulla. Invece il più delle volte, quando si inciampa nell'ultimo gradino, ci sono ricoveri ospedalieri, situazioni allarmanti, perché è frequente sentire dire ho inciampato e mi sono rotto il femore, mia mamma è inciampata nell'ultimo gradino e è stata ricoverata di urgenza, e oppure un signore che mi ha detto dottore ci poteva pensare prima a fare queste cose perché anch'io sono inciampato e sono stato ricoverato in ospedale. Quindi ho mostrato questo corrimano salvavita che ha la funzione di evitare che decine di migliaia di cittadini finiscano in ospedale in condizioni più o meno gravi. Dottore, allora l'abbiamo visto alla prova nella sua abitazione, allora daremo un piccolo lavoro ai falegnami, tra l'altro è una spesa che si può sostenere benissimo e poi è utilissima. Sì. Volevo anche dire una notizia che ho sentito giorno 2 al telegiornale, cioè che lo Stato per favorire le attività lavorative ha stanziato delle somme per la ristrutturazione della casa. E fra questo ho sentito dire l'abbattimento delle barriere architettoniche, poi anche il rifacimento del pavimento e anche la sistemazione della scala. Onestamente non so se fra queste facilitazioni c'è pure il corrimano. Le persone potrebbero informarsi presso un sindacato, un patronato, un centro di assistenza fiscale ed eventualmente potrebbero trarre i benefici notevoli facendo sì che si possono, diciamo, installarlo e poi il 75% della somma pagata la possono detrarre dai redditi. Quindi saranno i cittadini ad informarsi quindi, se questo sarà possibile. Esatto, perché parlavi in maniera specifica la sistemazione della scala. Questo riguarda il tema della sicurezza. Esatto, comunque vediamo se sarà possibile prevedere. Sì, appunto è previsto che pure la sistemazione del corrimano lo possono fare benissimo, però onestamente è una spesa modesta per risultati molto preziosi. Certo. Dottore, lei vuole chiudere questo intervento con una sua riflessione personale? Sì. Quello che volevo dire, ormai mi sono allontanato da questa attività e volevo fare un augurio che ci sia uno spirito maggiore di collaborazione fra lo Stato e i cittadini. Tempo addietro ho proposto un suggerimento che le persone che lasciano i cani in custodia presso i centri che si prendono cura degli animali potevano detrarre i soldi dalla dichiarazione dei redditi. Ecco, poi questa idea è finita a Roma e al telegiornale ho sentito questa affermazione in un TG nazionale. E novità per la sicurezza stradale. Chi lascia i cani in custodia presso le varie strutture
può detrarre la somma dei redditi. Ecco, quello che voglio dire, non posso affermare se l'idea era mia, se era stata presa prima in considerazione, ma esprimo solo uno spirito di collaborazione fra lo Stato e i cittadini, che se riconosce, se ci sono idee buone, che li possa mettere in atto, li possa realizzare. Senz'altro, in ogni caso siamo tutti contenti che lo Stato ha applicato e con un provvedimento di cui lei aveva parlato molto tempo prima. Onestamente non posso dire se l'idea era mia o ci avevano pensato altre, però queste belle riflessioni ci portano a ritenere giuste le collaborazioni fra Stato e cittadini. Certamente, allora dottore, la ringraziamo ancora una volta per tutto quello che fa per la collettività. Va bene, grazie di cuore e che TVA possa crescere e così come cresce la nostra amicizia. E adesso parliamo di eventi, perché a Zafferana vi è un'estate ricca per l'appunto di eventi e spettacoli. Questa mattina il sindaco ha svelato il cartello con le manifestazioni estive che porteranno a Zafferana artisti di livello nazionale e non solo, c'eravamo anche noi. Etna in scena, l'estate 2023 a Zafferana Etnea entra nel vivo con la presentazione del cartello di eventi che da luglio a settembre coloreranno la cittadina ai piedi del vulcano. Tra danza, musica e teatro si registreranno ospiti di prim'ordine come Gianluca Grignani, Andrea Scanzi, Irene Grandi, Drusilla Foer, Daniele Silvestri, Fiorella Mannoia e Danilo Rea. Grande soddisfazione per il sindaco di Zafferana Etnea, Salvo Russo, che tra gli altri ha ospitato per l'occasione anche una delegazione del Catania FC, società calcistica impegnata nel campionato di Serie C, che terrà il ritiro precampionato proprio nel territorio in questione. Anche quest'anno sarà una manifestazione ricca di eventi, arte, musica, spettacolo, con artisti di calibro nazionale e internazionale. E oltre a questi ci sono anche degli artisti, le compagnie teatrali locali. E la caratteristica di quest'anno, più rispetto a quella degli anni precedenti, in aggiunta abbiamo inserito una serie di spettacoli nelle piazze delle nostre frazioni, in maniera tale che il turista e visitatore che viene qui a Zafferana possa anche scoprire l'altra parte del nostro territorio. Nello stesso periodo ci sarà anche il Catania, che si radunerà qui a Zafferana e preparerà il campionato, la nuova stagione. Abbiamo formalizzato il nostro accordo, questo a noi fa infinitamente piacere, e così come ha sottolineato il vicepresidente del Catania, la possibilità di scoprire il territorio etneo è molto importante anche per i tifosi e lo staff del Catania. Abbiamo lavorato tanto in questi anni per far sì di poter presentare appunto un programma di tutto rispetto. Abbiamo lavorato anche durante gli anni della pandemia, noi non ci siamo mai fermati, eravamo riusciti appunto a fare un programma che ha accontentato la cittadinanza e tutti i visitatori dell'Interland. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, ora non vediamo l'ora di ripartire tutti insieme e goderci un'estate insieme a tutta la comunità di Zafferana Etnea. È un programma variegato che va sia dagli artisti di caratura nazionale e internazionale all'interno del nostro palcoscenico come Gianluca Grignani, Fiorella Mannoia, Mogol, Daniele Silvestri, sia anche con il teatro e gli spettacoli nelle piazze. È molto importante per noi far vivere l'estate all'interno delle nostre piazze, alla riscoperta dei nostri luoghi più caratteristici. Quindi siamo pronti per questa 25ª edizione e non vediamo l'ora di poter iniziare e divertirci tutti insieme. Oggi premia il fatto che noi abbiamo puntato sullo sport sì dal nostro insediamento. Sono state diverse le squadre che hanno fatto il ritiro estivo, dal Messina alla Sicula Leonzio alle squadre maltesi, e oggi finalmente siamo riusciti a ottenere la squadra della nostra provincia. Quindi siamo contenti di questo risultato e speriamo che il Catania possa restare qui anche nei futuri ritiri estivi. Abbiamo valutato più siti, ma abbiamo trovato nel comune di Zafferana dei dirigenti molto smart, con visione, che capiscono che questa collaborazione funziona per tutte e due, e per me questo è solo l'inizio. L'iniziativa già in sé è stato un ottimo lavoro da parte
dell'amministrazione, un evento che ho visto ora l'elenco dei nomi molto interessante. Questo fa capire l'intenzione del comune. I suoi dirigenti hanno coraggio di portare avanti certi progetti. Noi abbiamo visto in loro un partner molto interessante e ora vediamo un passo alla volta come sviluppare più idee per il futuro. Operazioni grandi firme della Polizia di Stato tra Catania e Napoli, sequestrati numerosi capi di abbigliamento ed accessori falsi di noti brand, 11 le persone indagate, sentiamo. La Polizia di Stato di Catania, su delega della Procura distrettuale Etnea, ha eseguito nell'ambito di un'attività di indagine finalizzata al contrasto della vendita online di abbigliamento ed accessori di marchi contraffatti 11 perquisizioni domiciliari ed informatiche svolte tra Catania e Napoli da personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica e del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni nei confronti di altrettanti indagati. Per loro l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata all'introduzione nello Stato e dal commercio di prodotti con segni falsi e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'articolata attività di indagine, grazie all'apporto della Polizia Postale, ha consentito di precludere ulteriori pregiudizi in danno delle imprese danneggiate, essendo stati rinvenuti e sequestrati numerosi capi di abbigliamento ed accessori falsi, riconducibili a noti brand, nonché i dispositivi utilizzati per pubblicizzare online la merce che, verosimilmente contraffatta, veniva venduta a prezzi considerevolmente inferiori a quelli ufficiali. Tra i presunti responsabili figura anche un soggetto residente a Catania, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari a seguito del coinvolgimento in un'altra indagine inerente al traffico di sostanze stupefacenti. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi diretti a ricostruire la rete di fornitori. Con questo servizio si chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale. Prima di salutarvi, vi ricordo che potete seguire la nostra informazione anche sul nostro sito internet tvasicilia.it e sui nostri canali social Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Da parte mia è tutto, grazie per la cortese attenzione, una buona serata e un buon weekend.